Una ulteriore tappa di avvicinamento all'America's Cup si è registrata oggi, 26 gennaio, con l'esito della conferenza dei servizi convocata a Palazzo San Giacomo per acquisire i pareri favorevoli di tutti i soggetti istituzionali coinvolti. Il 19 gennaio scorso abbiamo acquisito tutti i pareri dei soggetti istituzionali che sono coinvolti nel procedimento che riguarda le autorizzazioni alle opere necessarie per l'evento della Coppa America. La Sovrintendenza ha conferito il suo ok sulle opere a terra. Dopo il parere positivo reso dal Ministero dei Beni Culturali, che ha riconosciuto valore eccezionale alle opere legate all'evento, sono stati acquisiti quelli dell'autorità di bacino nord-occidentale e della sovrintendenza, con la quale resta solo da perfezionare il procedimento per le opere a mare, ovvero la scogliera antistante la Rotonda Diaz, per la quale, in linea con l'interpretazione del Ministero dei Beni Culturali, si seguirà la procedura ordinaria, che prevede l'integrazione del progetto con ulteriori elaborati. La conferenza dei servizi è stata quindi aggiornata a mercoledì prossimo, 1 febbraio, ed in vista di questo appuntamento le autorità coinvolte, il provveditorato alle opere pubbliche, il Comune di Napoli e le sovrintendenze, hanno già stabilito l'iter che porterà alla definizione di quest'ultimo aspetto. Resta da perfezionare il procedimento per quello che riguarda le opere a mare, cioè per le scogliere. In occasione della prossima convocazione, che è stata fatta appunto per mercoledì, la prossima settimana, la sovrintendenza, anche a valle del parere della commissione edilizia integrata che convocheremo martedì, potrà esprimere finalmente il parere definitivo e potremo dare avvio quindi alle procedure tecniche a valle di queste amministrative che si concluderanno appunto la prossima settimana. Il progetto comprenderà anche un intervento di riqualificazione della costa antistante via Caracciolo, recuperando il disegno della costa ed il muro ottocentesco nascosto ormai dagli anni Ottanta.